inno alla carità che abbiamo appena riascoltato, una delle pagine più intense, più elevate di tutta la Sacra Scrittura, ci rimanda a quella che è l'essenza della nostra fede cristiana, a quello che è il contenuto fondamentale del nostro essere discepoli del Signore. Va detto anzitutto che la carità che siamo chiamati a vivere, a manifestare, a testimoniare nella nostra vita, trova la sua ragione in Dio stesso, perché Dio stesso è carità, Dio stesso è amore. Il Padre che ama il Figlio ed è riamato dal Figlio e nello Spirito Santo. Le tre persone divine sono strettamente unite da questo vincolo di amore, da questa carità reciproca che si scambiano l'una con l'altra. E allora proprio per questo motivo, proprio perché Dio in se stesso è carità e amore, colui che si ritiene, si professa cristiano, quindi riconosce di essere discepolo del Signore, è chiamato a rivivere questa carità, a testimoniarla, a manifestarla proprio nelle scelte della sua esistenza. Essere discepoli del Signore significa, in sintesi, essere persone che vivono la carità, che hanno gli uni negli altri, nei confronti degli altri, sentimenti di amore profondo, di amore che è il vertice di tutta l'esperienza cristiana. San Paolo, nella prima parte di questo stupendo inno, ci dice che noi potremmo possedere le qualità più belle, più significative, più arricchenti della nostra vita, ma se tutto ciò non fosse accompagnato dalla carità, sarebbe nullità, insignificanza. Potremmo essere le persone più intelligenti, le persone più dotate, le persone più sagge, le persone più capaci di esprimersi, ma se tutto questo non fosse seguito, accompagnato, sostenuto dalla carità nei confronti degli altri, sarebbe appunto vano, inutile, infruttuoso. San Paolo ci dice che la carità è essenziale, è indispensabile affinché la nostra vita e le nostre qualità, le nostre doti possano esprimersi in modo significativo. Ed è per questo motivo che subito dopo soggiunge tutta una serie di caratteristiche, di elementi che ci descrivono in concreto che cosa significhi avere carità, che cosa voglia dire volere l'amore nei confronti dei propri fratelli e delle proprie sorelle. Per questo dice che la carità è magnanima, che la carità è benevola, che la carità non cerca il proprio interesse, che la carità mette l'altro al primo posto, al di sopra di tutto, che la carità persegue sempre il bene dell'altro, che la carità si fa carico della situazione di sofferenza nella quale l'altro si trova, che la carità è questo andare verso l'altro, che la carità è avere misericordia. Cioè tutte queste realtà ci spiegano concretamente in che modo questa carità, che è amore profondo, si esprime e si manifesta nella nostra vita. Non è semplicemente un bel ideale quello della carità. San Paolo ci tiene a sottolineare la concretezza di questa virtù, mettendo in risalto e facendoci percepire come essa sia qualcosa di molto concreto, di molto pratico, che si esprime proprio nella nostra quotidianità, nelle scelte, nelle decisioni,
nelle azioni che ogni giorno accompagnano la nostra esistenza. Essere persone di carità significa essere persone che fondamentalmente hanno a cuore il bene dell'altro e che per il bene dell'altro sono disposte a rinunciare a se stesse, a sacrificare se stesse, a fare un passo indietro perché l'altro trovi la propria pienezza, la propria realizzazione. E ancora San Paolo ci dice che la capacità di amarci così, con questi atteggiamenti di profonda fraternità, di profonda donazione, di profonda umiltà, la capacità di agire in questo modo nasce nella persona adulta. Quando si è bambini, si ragiona da bambini, si agisce da bambini e ci si comporta inevitabilmente da bambini, ma quando si è adulti non si può non comportarsi da persone adulte. La persona adulta nella fede, la persona che ha raggiunto la maturità nella propria esperienza di sequela di Dio, è la persona che ama, la persona che vive il comandamento dell'amore, la persona che lo realizza nella propria esistenza. E ancora San Paolo sottolinea come conclusione di questo brano che la carità è al di sopra di tutto. Tre sono le cose fondamentali, dice San Paolo: la fede, la speranza e la carità. Ma se non c'è la carità, tutto il resto decade, perché la carità resta per sempre. L'amore che abbiamo avuto nei nostri confronti, prima nei confronti dei nostri cari, dei nostri vicini, delle persone che incontriamo, resta per sempre, perché è il segno concreto, è la manifestazione reale, è la dimostrazione veritiera del nostro essere stati discepoli del Signore. Dunque la carità resterà per sempre. E allora oggi più che mai abbiamo bisogno di chiedere al Signore che sia colui che ci guida nel cammino della carità. È importante invocare lo Spirito Santo, che è spirito dell'amore, perché la nostra testimonianza di cristiani sia sempre più quella della carità. Noi potremmo recitare ogni giorno il rosario, ma se non ci fosse la carità, questa preghiera perderebbe la sua significanza. Noi potremmo partecipare regolarmente all'Eucaristia festiva, ma se questa partecipazione non fosse segnata dalla carità nella nostra settimana, non ci gioverebbe a nulla. Noi potremmo essere le persone più devote e ferventi ai piedi di questa terra, ma se non fossimo animate da questo spirito caritatevole che ci porta ad andare incontro agli altri con amore, con compassione, con solidarietà, tutto sarebbe vano e inutile, tutto sarebbe insignificante. E allora vieni, Santo Spirito, Spirito d'amore, riempi i nostri cuori e accendi nei nostri cuori la fiamma della tua carità.